Oh mia bella Madonnina, che te brilla. Mo, come troviamo? Questa è la piazza, e di qua devono passare. Ve l'avevo detto però che era meglio non fargli l'improvvisata. Beh, c'hai ragione, ma qui siamo nel nord, poi è tutto più grande. Adesso risolviamo però, chiediamo dove sta l'ufficio postale. Voi che non conoscono i direttori. Ma a chi chiediamo? Qua vanno tutti di corsa, sono tutti turisti. Oh, vengono, che lo salutate con un pulone bianco, là, noi. Chi parla? Mica ci capiamo, no? Ci capisco, vai, non ti preoccupare. Spostare la bocca, per piacere. No, brigadiere! Venite, venite, brigadiere, sta qui. Brigadiere! Scusami? Ah, io che ti bevo, bene. Ho stato detto, vedo tu sotto pere mio. Scusami. Segreto? Ha capito. Insomma, vuole un segreto? Non ce l'abbiamo. Una forbicetta va bene lo stesso? Falegname? Scusa. Scusami. Voi? Noi chi? Voi militare, diciamo. Io? Siete di qua? Che? Vuole per forza il segreto? Non ce l'abbiamo il segreto. Da gitti che fa legname. Un coltellino non è lo stesso. Ma, sentite, fatemi parlare a me. Non mi interrompete, se no mi imbroglio. Oh. Noi. Noi volevamo sapere l'indirizzo dove abitano Alberto e Mattia. L'ho detto. Quello uno calvo e uno con i capelli ricci che hanno fatto benvenuti al sud. Capisci? Si è fissato con Soghetti. Ma facci che mi parla, mica il mio nonno è falegname. Scapisce. Dunque, noi abbiamo trovato due compagni nostri. Uno si chiama Berto, uno si chiama Mattia. A Berto non lo ma ti tenga capito tutti i cicci che ci possono scaroli. Ma mi hanno posto matto. Io posso fare la pensione, se non con i pezzi che c'erano. Questo fanno questo, faccio questo, 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 capito? Alberto e Mattia. Quelli di Benvenuti al Sud. Brava! Ah, certo, sì, di qui devono passare. Però dovete aspettare un po', eh. Un poco quando? È tipo a gennaio. Se che?